Bella Peperica, bentornati sulle Serie Senza Tempo, post partita direttamente dall'Olimpico di Lazio-Inter, finita 0-2 con l'espulsione dei Lazzari che non si sa com'è avvenuta, però è avvenuta, abbiamo giocato gli ultimi minuti in 10, non lo so, scrivetelo voi nei commenti perché, non abbiamo capito. Se mi piace Metti scrivetevi. mi piace, scrivete tutte quelle belle Vero? cose. Sì. Abbiamo perso, raga, secondo me giocando anche bene, però c'è sta qualcosa veramente che non C'è va, si sono qualcosa capite tante nell'aria. cose da sta Sì. partita, Innanzitutto secondo me. è partita molto bene perché cioè, l'Olimpico delle grandi occasioni. Facciamo complimenti ovviamente all'Inter che va a consolidare il primato e insomma si è portata tanti interisti qui all'Olimpico. Come al solito non hanno sfigurato. L'omaggio a Sinisa commovente, minuto silenzio per l'ex calciatore, insomma, che è proprio a mancare, scusate, ma non mi ricordo il nome. Lazio che parte Ha elencato tutte belle bene. cose fino adesso, adesso che parte bene anche infatti, E sì, però fa un primo tempo, secondo me, ottimo, ottimo, come secondo ovviamente. me anche il resto della partita, cioè la partita non è No. stata così No, pessima, tutti hanno giocato così male, però poi dopo il primo gol qua scappellata sei partita. sì, perché fai un primo tempo con un Rovella forse il migliore della stagione. Gila con una personalità incredibile. Bene anche, vabbè, Guendouzi come al solito. Cioè, una squadra che stava giocando, Oggi girava bene. girava bene, riuscivamo a fare scambi velocemente. E i passaggetti non erano fine a se stessi, ma abbiamo. Con azioni coordinate, insomma, ragionate, siamo riusciti anche ad arrivare sotto porta. Poi sotto porta però fai sempre troppo poco e alla prima cappellata l'Inter che ti aspetta te purga. De Burga pure Vai il bene. mio telefono, vai, Sì, continua a parlare, De metto Burga pure questo in silenzio. bene. E però secondo me la prima cosa che si è capita da questa partita, delle cose che diciamo all'inizio, è che Marusic non doveva giocare. E non deve giocare quando sta, secondo me, in questa Questo condizione. momento Perché ha non è scappellato la settimana scorsa. vittima sacrificale, non vogliamo No, mettere insomma, no, non però è colpa sua, però dalle si vede che cose sta che si sono momento. capite di questa partita è che Marusic dopo Dopo la La prestazione prestazione di di Madrid, Madrid e regà, oggi non doveva dopo tutta la giocare, stagione in esatto, realtà. doveva giocare a Pellegrini, secondo noi, Se ovviamente. bisogna dare una scossa a questo Se. campionato, a questa squadra, forse bisogna cominciare a non dico punire, No, però a punire, lo insomma, stavo a dire. agire. Se sbagli, la prossima volta non giochi perché tu non c'hai la voglia di stare in campo e spaccare tutto. Che secondo me Perché? Pellegrini ce l'ha, pure se magari è più scarso. No, Quindi. se Pellegrini non gioca perché insieme a Lazzari non hai insomma troppo equilibrio, ma non è che Marusic ti sta dando tosto equilibrio a questo periodo, quindi Infatti. a questo punto bisogna. Oggi proprio manco, cioè non è proprio entrato Pellegrini, quando magari pure al secondo tempo rimasto un 10, buttalo dentro, niente, Buttalo dentro, dai. invece loro sono loro a buttare dentro anche il 2-0, cioè ci abbiamo anche mezzo provato dopo l'1-0, però già si vedeva che stavamo smosciati, stavamo insomma in una condizione psicologica moscia. No, no, infatti secondo me è la cosa più che è mancata anche a questa partita, come nella partita del Madrid, contro l'Atletico Madrid, perché all'inizio tu ce l'hai avuto, però non, secondo me era un bel gioco, però non stavano giocando con la Tigna la dovete fare dopo l'1-0, là dove inizia proprio Quello proprio il a attaccare problema. bene, ma pure se saltavano gli schemi tu cercavi da attaccare, e certe volte sembrava che non gliela facevano. Sì, Cioè, ci sì. devono tirare un po' veramente, tutta la curva nord trovando fuori le palle, tutte le. Oggi Sì, proprio la curva nord un'atmosfera. completamente contro la squadra. Sì, un'atmosfera un po' pesante perché anche Gori contro Sarri, perché insomma le dichiarazioni nell'ultima conferenza stampa, che l'ambiente, insomma i tifosi si aspettano troppo da sta Lazio, invece da altre parti gioiscono per tutto, però noi non è che aspettiamo troppo, qualcosa di più, il risultato non è quello che sconta sempre. Come dimostra i fischi che ci sono stati dopo Lazio-Cagliari. È ovvio che la partita con l'Inter e contro l'Atletico non possono essere giudicate per risultato, che sono squadre che te mangiano in testa. L'Inter, diciamo, non è una squadra che ha tutti questi fenomeni, ce n'ha due secondo me, che sono Lautaro e Barella, Però però gioca, raga. ognuno è un ottimo giocatore nel suo ruolo e sono complementari Oggi tutti. l'Inter ha vinto con il T'ha aspettato, minimo minimo sforzo. sforzo, raga, e massimo risultato. Due Cioè, tiri, tre, aspettato, esatto, forse tre aspettato tiri. che la Lazio facesse uno sbaglio, l'ha fatto.
E poi ne ha fatto un altro gol, per comunque un po' mentre stavi pisciando, mentre stavo pisciando, mentre prime cose, vabbè, mi hanno raccontato, si sono un po' impicciati pure sì, nel rimbalzo senso, del pallone, cioè insomma, difesa molto alta, li hanno aggrediti spazza il via pure là, rimpallo. una mancanza un po' di oddio, dobbiamo fare questo, quindi non spazio, spazio, buttala via, come doveva No, mi hanno fare aspettato Manzi, certo, troppo gol. e hanno fatto giocare a Turam che poi si è andato a liberare dopo gli sviluppi d'azione. E poi basta, 2-0 finito, Lazio finita e Inter che fa il suo gioco, che con Inzaghi è un allenatore intelligente che sa che sta Lazio, se te, basta che te metti, te schieri e stai fermo, basta, non succede nient'altro. Ma più che È un peccato, altro, ripeto, perché secondo me abbiamo visto il miglior Rovella della stagione, il miglior sì, Camada, quello sì. cioè, Ma infatti, secondo me. come stavamo a dire prima, te dicevi, no? I fischi, magari non so, Forse un po' forse un po' ingiusti. ingiusti, perché comunque oggi la partita tu nel primo tempo l'hai giocata bene. E il problema però è che questa sconfitta, L'attitudine si è esatto, confermata. la si è confermata, presumibilmente è arrivata la sconfitta, che sì, con l'Inter, raga, è una bella squadra, però è sempre una È la sconfitta che squadra ti più rimane forte adesso qua e d'Italia. che potevi avvicinare ancora di più all'altri e invece hai perso un'altra occasione perché comunque l'hai giocata bene. Cioè, se Sì. giocavi male, vabbè, niente, l'Inter ci ha surclassato, invece no, L'ha giocata bene e hai comunque cappellato. perché non hai cattiveria e perché poi l'errore del singolo ci può sta in generale, però è ancora conferma di una situazione mentale dei giocatori che non va bene. Quindi niente, mi dispiace un po' che Sarri come al solito non misura le parole e che quindi dopo comunque essere stati sempre aver sempre appoggiato il mister, Sì, adesso insomma anche la adesso un po' curva, insomma, ci manche. sarà bisogno di tanti buoni risultati e prestazioni in Sì. generale per i Dichiarazioni cugini. anche non sempre così. Prendendo Esatto. un'altra via invece parlando proprio dritto per dritto. Noi sempre abbiamo sostenuto Sarri, però adesso come adesso stiamo iniziando un po' a capire che i limiti ce l'ha, come hanno No, tutti gli ma allenatori. E l'abbiamo sempre abbiamo saputo. capito un'altra cosa da sta partita, che se può cambiare formazione, secondo me. Sì, non è In delle che. situazioni pericolose, come così, cioè pericolose, comunque sta in svantaggio. Poi mette Luis Alberto con Camada facendo un altro tipo di, non il 4-3-3, ma un altro tipo di formazione per cercare di vincere la partita. Invece Però poi Anacherta, chi difende dietro ho capito, però centro. Castiglianos quando è entrato dicevano due punti, com'era la formazione? Non si è Qual era? Un capito, non si è 4-4-2? capito. C'era pure Pedro in realtà. Guendouzi è andato a fare l'esterno. 4-4-2 probabilmente. Sarri si deve svegliare. Secondo me Sarri si deve uscire un attimo da sto momento, da sto guscio. E in generale, ragazzi, cioè, i limiti ce l'hanno tutti gli allenatori. Tutti. Però sei vincente quando non escono fuori questi limiti. E quando fino all'anno scorso Lazio faceva. Ha fatto buoni risultati anche con i suoi detrattori. Comunque, i risultati, il punteggio dava ragione a Sarri. Stessa cosa con Allegri quando vince, stessa cosa con Mourinho quando vince. Ma quando perdi, gioco o non gioco, tattico o non tattiche, te la devi accollare. E quindi ecco che adesso la reazione è importante. Ripeto, questa è una partita particolare. L'ha A giocata Roma ha così. perso, poteva andare a recuperare Però, terreno. ti ripeto, te lo dai più il culo perché hai sbagliato. Cioè, dopo il primo gol si è andato totalmente in babbola perché ci sta una cappella di Maradona, perché comunque la partita hai giocato bene contro l'Inter, che regà, l'Inter è, secondo noi, secondo me, è la squadra più forte del campionato, la rosa completa. Cioè, è quello il fatto. Però, te lo dai il culo perché hai scappellato e basta. Perché se questa vincevi, secondo me. Ma non ti devi incazzare se non la No, vinci. non ti devi È incazzare se come non la a vinci, è giochi, come a cioè giochi, che i giocatori sì. devono sapere che devono mettere di più. E l'hanno anche fatto, ma mai fino in fondo, mai fino in fondo. È veramente un peccato. Manca sta cosa che dicevi alla fine, che purtroppo le altre squadre c'hanno. Quindi vabbè, raga. E magari anno nuovo, vita nuova. Non Esatto. lo Mancano ancora un sapremo. paio di partite in Aspettiamo, realtà, infatti. Sì, vabbè, però 2 settimane, dai. eh. Vediamo come può andare il nostro futuro. Dice voi cosa ne pensate e soprattutto se a questo Se Sarri punto merita se sta rimedio di con la rimanere. fiducia o siete d'accordo con la Nord e tanti tifosi. Questo Sì. è. Peccato, raga, peccato, veramente un peccato. Forza Lazio, Come sempre, sempre, per bella per voi. sempre. E dai.